Quando si parla di fantacalcio si parla di un gioco in cui bisogna creare una squadra composta da top player, da sicurezze, ma anche da giocatori possibilmente giovani che possano esplodere e quindi essere presi a poco, rappresentando quindi delle vere e proprie scommesse e le proprie sorprese di fantacalcio. E quindi su FCM Sport abbiamo creato una playlist dedicata proprio all'asta del fantacalcio, quindi guida asta al fantacalcio, per poter prepararvi al meglio a quelle che sono le migliori soluzioni per il mercato, i migliori giocatori. Un nome che vi facciamo oggi è un nome interessante, che in ottica Juve è stato molto apprezzato, perché il nome di cui parliamo oggi è Luca Zanimacchia, giocatore che però è diventato un attaccante della Cremonese, quindi ancora una volta la Cremonese prende giovani dalla Juventus, e questa volta però Zanimacchia lo troveremo in Serie A. Ma è un giocatore su cui puntare al fantacalcio? Scopriamolo oggi. Io però prima vi ricordo ovviamente di supportarci, di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Allora, la Cremonese punta forte sui giocatori della Juventus, abbiamo visto l'anno scorso con Fagioli e anche con Zanimacchia. Giocatore molto interessante, perché parliamo di un ragazzo classe 98, quindi ha 23 anni, ha la sua prima grande esperienza in Serie A. Quest'anno la Cremonese punta forte su lui, perché l'ha preso nuovamente, e lui è il classico attaccante che però può giocare un po' ovunque, perché è un jolly difensivo che può essere utilizzato in varie zone del campo. Lui già l'anno scorso ha fatto molto bene alla Cremonese. Considerate che lui può giocare come ala destra, e principalmente lui ama partire da destra per poi accentrarsi e provare il tiro col sinistro, ma anche come punta centrale, come esterno a sinistra. Ha fatto praticamente tutto in tutti i ruoli, quindi parliamo di un giocatore molto interessante, che secondo me su cui la Cremonese punterà. Ci ha puntato molto in Serie B, dove ha fatto 27 partite e 7 gol, quindi parliamo di un giocatore che ha fatto numeri strabilianti, però in Serie B si è confermato, e anche in Serie A vuole confermarsi, e sarà comunque, ripeto, come un jolly. Ha un ottimo tiro da fuori, grande rapidità, un giocatore che può partire da destra ma che può fare anche la seconda punta. È un giocatore completo, e che secondo me alla Cremonese è il tipico giocatore da poter adocchiare, da poter prendere. Non sarà un nome su cui ci sarà molto hype a livello fantacalcistico, cioè non sarà il classico giocatore che arriva da fuori e che quindi tutti vogliono andare a comprare, perché è la classica scommessa di mercato. E questo potrebbe essere un vostro vantaggio, perché il fatto di non avere molto hype può portarvi a prenderlo a cifre molto molto basse. E il classico giocatore da poter prendere a poco, il classico giocatore da poter prendere, diciamo, fondamentalmente da scommessa, da ultimo slot, perché porterà chiaramente dietro di sé una zona di fantellatori che diranno: vabbè, non mi interessa, chi è questo, lasciamolo perdere. Voi invece dovete considerare il fatto che è un giocatore che giocherà molto, perché in questa Cremonese giocherà molto, giocherà in vari ruoli, perché potrà esserci anche un cambio di modulo durante l'anno, lui si potrà smistare in vari ruoli. Quindi io credo che è uno di quei giocatori che tra l'altro viene dalla Juventus, quindi un ambito importante. Io lo prenderei come scommessa su cui chiaramente spendere poco, perché non spenderei più di 1-2 crediti per lui, quindi ve lo lascerei come ottavo slot, come ultimo slot, obiettivamente, in un reparto dove avete tante certezze. Però attenzione, perché questo ragazzo di cui ci sono tante voci di mercato anche per il futuro, la Juventus ci ha puntato molto. Io credo che questo è un tipo di giocatore che, preso a 1-2 crediti, può rappresentare una vera scommessa per quanto riguarda il fantacalcio. Quindi ve lo consiglio, senza chiaramente farvi prendere dalla foga e quindi cominciare a spendere 4-5-6 crediti per lui. No, andateci piano, però questo è un giocatore su cui puntare al fantacalcio come scommessa da un credito. Voi cosa ne pensate? Se avete le domande sul fantacalcio, ditemele qui sotto nei commenti, perché sta per partire questa nuova stagione fantacalcistica, e qui su FCM Sport tutto l'anno troverete dei consigli proprio per preparare al meglio questa stagione.